ci siamo, siamo a Roma al Central Park, il tanto atteso evento dell'Accademia Gilmont. Questa sera Miss Gilmont, restate con noi. Con il mio amico Giancarlo del Mr. President e la nostra favolosissima direttrice Annalisa. Ciao, come state innanzitutto? Giancarlo, noi ci ritroviamo, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Sfilata e serata decisamente meravigliosa. Io adesso con loro vorrei parlare un attimino di nuovo di questa accademia decisamente esclusiva, dove si fanno dei corsi non soltanto per diventare dei parrucchieri, truccatori o semplici ricostruzioni, fare semplici ricostruzioni di mani, ma si diventa veri e propri curatori di immagine. E inoltre vengono fatti dei corsi che fanno, come dicevi l'altra volta, da assist a tutti questi altri. Annalisa, quest'anno settembre, grande anno accademico, ripartiamo da grandissima. Senz'altro, cominciamo con i corsi di acconciatori. E dico acconciatori perché i parrucchieri per me è abbastanza riduttivo con i nuovi programmi che sono in atto con la regione. Perdona, allora io ho sbagliato, acconciatori, mea culpa, perché dopo poi me mena. Ricostruzione unghie e trucco. E sono i corsi che maggiormente noi, cui noi teniamo dentro l'Accademia. Sono condotti da validi professionisti. E quindi iscrivetevi, tutto il resto bisogna scoprirlo. E tutti gli altri invece, gli altri corsi di economia, matematica? Questo sì, sono dei corsi privati che possiamo comunque intraprendere insieme comunque all'allievo, visto che c'è la possibilità proprio di personalizzare il proprio corso, visto chi ha un'attività che vuole comunque gestire, sapere comunque come gestire un'attività è importante, quindi sia dal punto di vista del marketing sia dal punto di vista dell'economia possiamo comunque venire incontro a questi professionisti. Come abbiamo detto l'altra volta, un'accademia a 360 gradi, l'unico modo per rendersi conto è venire e provarla. Grazie Annalisa, in bocca al grazie lupo. A voi. Auguri, grazie Giancarlo. Grazie a voi. E noi ci vediamo alla prossima. Sono qui con la mia amica Antonellina, che come vedete, come mi prende, mi ha modificato da testa ai piedi. C'ho questo meravigliosissimo abito, questa acconciatura a dir poco favolosa, è un trucco impeccabile. Antonella, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Merda. Merda.
avanti, come si evolve la sfilata? Allora, le ragazze sono state acconciate e pettinate dai ragazzi dell'Accademia, quindi adesso verranno giudicati, c'è una giuria dove verranno proprio dati dei premi ai ragazzi per la migliore acconciatura e il miglior trucco. E per valorizzare tutto questo ci sono degli accessori fatti da Daniela Campolo e i vestiti fatti da me. Accessori meravigliosi. Tutti fatti comunque con materiali di riciclo, quindi anche lei è bravissima, devo dirgli un grazie grandissimo. Senti, Miss Gilmon, terza edizione, cosa vince Miss Gilmon? Miss Gilmon diventerà una modella? Chi lo sa? Antonellina, in questi casi come si dice? Non si vorrebbe dire in TV, noi diciamo lo stesso, mano qui. Merda, merda, merda. Ciao. Di dare il primo vincitore, quindi i primi tre, chiamiamo quella che ha seguito le varie presentazioni della sfilata, Giada, un applauso a lui. Anche la pittura è di Antonella. Oh, le tre finaliste. Vai, vai, che tutti premono. Chiamiamo anche la stessa Gabriela Torres. No, Gabriela. Chiamiamo anche Maura, la numero 7. E la numero 8, Valentina. Prego Claudia, Maura e Valentina, col proprio restare si deve avere più centrale. Io verso il centro e la passerella. A costo di andare io a prenderli. Sì, sì, Simone, sono timide, andiamo a prendere insieme al del styling. Avanti, avanti, avanti. Terzo posto, la numero 8. Otto. E quindi quella accocciata da Leslie Arechia. Applauso, 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 signore, terzo posto. Ce ne vuole. Conosciute poco tempo fa. Secondo posto! E quindi è da ridere! Oh, mamma mia! Numero 7! Maura Donati! Preparata da Gabriela Torres! Lei ride! Applauso serio alla Maura Donati e a Gabriela Torres! E qui c'è l'applauso, sarà, non lo so, qualcosa di sicuro! Perché al primo posto, migliore acconciatura nel corso 2011 dell'Accademia Gilmon, è lei, la numero 2, Claudia Mintuccia, preparata da Daniele Sacce. Applauso, applauso, sale, sale, sale. Lo so, ma mi sono emozionato quando vedo... Il tuo nome d'arte ormai è cambiato. Lo faccio anche... Someone who could keep me warm at night.
Tutte le esperienze che ha fatto con l'Accademia di Gilmont, lei si chiama Loretta Fiderzi, Miss Gilmont 2010. Sono pregate di raggiungere la pedana, la numero 12. È pregata di raggiungere la pedana anche la numero 16. Grazie. E la numero 2. Pensate che ho la pelle d'oca anch'io, perché ho freddo più che altro. Due finaliste di Miss Gilmont 2010. È arrivato, wow, Barbra Streisand. Le ragazze finaliste, prego di voltarsi verso... Finaliste del premio Miss Gilmont 2011 per l'Accademia Gilmont, col patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Cultura e con l'appoggio di tutti i partner che sono qui presenti, che ringraziamo. E Miss Gilmont 2011 è... Sono emozionato nel dirlo, vincitrice Miss Gilmont 2011, la numero... Caliente, 2! Numero 2, Miss Gilmont 2011! Guarda! La sportività di Michela Lanci, numero 16, che è arrivata... Seconda, non è stato semplice Michela, glielo dico, ma la nostra giuria ha valutato come Claudia Mintuccia vincitrice quest'anno e quindi per tutto il 2011 fino a luglio 2012, Claudia Mintuccia. E prego tutte le ragazze di entrare e di attorniare la Miss Gilmont 2011. Abbracciate tutti i truccatori, tutti quanti, tutta Accademia. Devo fare anche una foto con tutte le ragazze, eh? E dopo questa stupenda sfilata, dopo la lezione di Miss Gilmont, vi aspetto all'Accademia per i corsi e ci vediamo alla prossima con Live Television. Ciao a tutti!